Sarà senza dubbio una partita importante contro lo Spezia dell'ex Pasquale Marino. Domani inizio ore 15, l'arbitro Marinelli di Tivoli. La vigilia non è caratterizzata da buone notizie. Sarà fuori non solo Brugman ma anche Balzano per un problema di natura muscolare al flessore. Dunque KO Brugman e Balzano. Torna a disposizione del Grosso, che ha saltato le ultime quattro partite, difficilmente in campo dal primo minuto. Lo ha fatto chiaramente intendere Pillon, che tra poco ascolteremo nei passi più significativi della conferenza stampa della vigilia. Gravion terzino, dovremmo capire se a destra o a sinistra, con Ciofani sul versante opposto in mezzo alla difesa, naturalmente Campagnaro e Scognamiglio. A centrocampo Bruno sarà il vertice basso del triangolo, sarà il sostituto di Brugman, le mezze ali Memusciai e probabilmente Melegoni, preferito a Crecco. Davanti non cambierà nulla, con Marras confermato nel ruolo di trequartista alle spalle della coppia d'attacco Monachello-Mancuso. Pillon in conferenza stampa non ha praticamente risposto alle esternazioni critiche del presidente Sebastiani subito dopo la sconfitta di Benevento, dicendo: preferisco far parlare i fatti. Andiamo dunque ad ascoltare il tecnico di Preganziol. Sono considerazioni che magari la mente calda uno fa, poi come le fate voi, come le fa qualsiasi persona, essere umano, nel senso che si dicono delle cose e poi io non, quello che voglio dirvi è che il nostro lavoro è un lavoro particolare, è un lavoro difficile, soprattutto a livello psicologico, perciò alle volte io credo che il silenzio sia la miglior cosa. E io voglio proseguire su questa strada, voglio parlare con i fatti, cercare di dare tutto me stesso per il Pescara, perché questo voglio farlo e lo farò sempre, perché sono una persona che quando fa un lavoro cerca di portarlo nel miglior modo possibile a termine. Secondo lei si può trovare una sintesi tra quello che ha detto il presidente a fine partita e il suo modo di vedere il calcio? In questo momento dico. Una sintesi. Adesso noi abbiamo l'obiettivo di arrivare ai playoff. Perciò capisco che il divertimento va, ma io devo pensare a questo, io devo pensare ad arrivare lì, perché se io ho un obiettivo, io lo voglio raggiungere l'obiettivo, e l'obiettivo devo raggiungerlo in un modo più equilibrato possibile, alle volte anche magari non giocando bene, ma raggiungere il risultato, perché se tu pensi non giocando bene magari tu fai pareggio a Benevento, sei secondo in classifica e lasci sotto Benevento. Perciò sono considerazioni che bisogna anche fare, un allenatore le deve fare, soprattutto quando sei lì sul campo, che sei, vedi la partita, vedi come stanno andando le cose e fai le tue scelte. Poi le volte risultano giuste, le volte risultano sbagliate. Non sono un mago, sono una persona normale che cerca di fare meno cazzate possibile e fare il lavoro nel miglior modo possibile per raggiungere degli obiettivi, perché io mi creo degli obiettivi. Ma intanto pensiamo a questo obiettivo qui, per raggiungere questo obiettivo qui è chiaro, sì, divertimento sì, ma ci vuole anche un certo essere pragmatici. Sarebbe un grandissimo obiettivo arrivare ai playoff, e credo che se noi andiamo ai playoff siamo una mina vagante, questo ve lo metto per iscritto. Se noi ci andiamo ai playoff saremo una squadra veramente che non so, io dico solo questo. Gravion terzino sicuramente. No, sicuramente no. No, nel senso ci devo pensare, c'è un dubbio se gioca del Grosso dall'altra parte. Il problema Ciofani. Di Cristiano è solo che è da tanto tempo che è fuori e che si è allenato solo una settimana con noi, cioè ha fatto solo due giorni con noi, non è semplice, però ci devo pensare, voglio pensarci fino a domani. È ballottaggio. Ballottaggio. Crecco Melegoni? Sì, ballottaggio loro due. È quella scelta lì che avete capito, che adesso devo ponderare. Comunque sono, voglio dire, le scelte secondo me sono legate anche alle caratteristiche degli avversari. Lo Spezia è una squadra del resto che sa fare la partita, ma soprattutto sa ribaltare il fronte quando il pallino ce l'hanno gli avversari. Hai detto bene, è una squadra molto veloce, che gioca benissimo a calcio, che attacca gli spazi, ha dei giocatori, specialmente i due attaccanti esterni, molto veloci. Perciò ci sono delle considerazioni da farsi.